Questa sede è un punto di partenza perché la nostra associazione ha bisogno di quello che poi è il nostro obiettivo, quello di aiutare le donne che hanno subito un intervento chirurgico al seno, all'apparato genitale e poterla accompagnare in tutto quello che è sia il percorso del difficile tunnel che si deve attraversare in questo devastante tumore, sia anche soprattutto in quello che è il dopo, per cui dare la forza alle donne di ritornare a volare. E abbiamo la sede operativa per i follow-up alla Columbus Clinical e questa è sì una sede operativa, ma anche e soprattutto una sede ludica dove poter ridare alle donne la capacità, la possibilità di riprendere la propria vita in mano e soprattutto la propria femminilità, che poi è quell'aspetto che viene completamente colpito dal tumore alla mammella. In pratica noi in questa sede abbiamo già iniziato, facciamo comunque degli incontri sia di sedute di psicologia, degli incontri insieme di ripresa della capacità di ritrovare la propria femminilità, per cui di make-up, di quelle che sono anche altri aspetti come mangiare, cosa mangiare, per cui a più livelli poter aiutare le donne a capire come dar forza a loro, che poi alla fine le donne hanno già la loro forza, ma aiutare a tirare fuori questa loro forza. Non solo a Milano, manca ovunque questa realtà, una realtà che affianca comunque le breast unit che ci sono già, che ce ne sono più di 200 in tutta Italia, ma che comunque hanno difficoltà ad accompagnare quasi ad persona le donne che hanno avuto, che stanno attraversando questo percorso. Dato che comunque la mia associazione è un'associazione che ho fondato con il professor Umberto Veronesi e che poi ho sviluppato con tutte, ripeto, le mie libellule, ognuno sa che cosa vuol dire aver avuto il tumore o affrontarlo, per cui alla fine risulta molto più semplice poter passare il favore, aiutare e stare accanto con forte solidarietà, comprensione, aiuto alle persone che purtroppo in questo momento invece stanno attraversando questa difficoltà devastante comunque. E sicuramente il Covid ovviamente ha bloccato un po' tutti, ha bloccato sia da un punto di vista la sanità, in quello che sono stati gli interventi chirurgici, figuriamoci in quello che è affrontare da soli un intervento senza la vicinanza dei propri familiari, ma anche e soprattutto avere la possibilità di essere operati e di fare i controlli. Ricordiamoci che ci sono purtroppo adesso tanti scopriamo dei tumori che sono comunque molto più grandi rispetto agli anni precedenti, questo perché c'è stato questo periodo di assenza di screening, assenza di follow up che ha devastato ovviamente ulteriormente tutta la nostra a maggior ragione anche la sanità. Ovviamente è difficile riprendere la situazione anche per noi, però noi ci siamo sempre e speriamo per tutto quello che è la nostra realtà, sia economica che sanitaria che sociale, che si vada verso una normalità, dunque poter veramente senza problemi riaffrontare le problematiche che ci sono e che esistono pur essendoci anche stato il Covid, ma purtroppo non sono sparite ma sono un attimino state accantonate.